Ciao a tutti, quindi ben arrivati, ben trovati. È un piacere vedervi così tanto numerosi. E niente, io compagni volevo soffermarmi un attimino sul provare ad analizzare su quella che è la portata che il Jobs Act, che dal mio punto di vista è la novità più pesante che è stata introdotta negli ultimi tempi nel mondo del lavoro, insomma la portata dirompente che avrà il Jobs Act sul mondo del lavoro. Io ritengo che sia di portata tale da determinare, come pochissime altre leggi in tema di lavoro negli ultimi 70 anni, un prima e un dopo. Con l'introduzione di questa legge, rapporti di lavoro, approccio alle relazioni sindacali, rapporti di forza cambieranno notevolmente, naturalmente a tutto vantaggio delle aziende. Il Jobs Act comporta numerose implicazioni che non posso certo affrontare tutte in un intervento singolo. Quindi mi concentro su una delle principali implicazioni e su quello che può comportare, provare a immaginare a quello che comporterà in prospettiva sul mondo del lavoro. Mi riferisco alla cancellazione dell'articolo 18. Con la cancellazione dell'articolo 18 vengono a mancare tutti quegli elementi minimi di tutela che consentivano al lavoratore di sottrarsi all'arbitrio del padrone. Di fatto, se prima, fino a ieri, il lavoratore poteva avere un giudice in ultima istanza che potesse dire l'ultima parola in merito al suo diritto di conservare o meno il proprio posto di lavoro, ora questo diritto non ce l'ha più. La figura del giudice, badate bene anche il simbolismo della questione, viene sostituita nell'ultima parola da quella del datore di lavoro, quindi si trasferisce il diritto a giudicare del mantenimento del posto di lavoro, quindi una cosa così sostanziale della vita di un lavoratore. Io vorrei dire che, a parte le tragedie, insomma le malattie, nella vita sociale di un lavoratore la perdita del posto di lavoro rappresenta lo shock, uno degli shock più gravi che può avvenire nella sua vita. Ebbene, il Jobs Act definisce che la decisione su un tema così importante non spetta più in ultima istanza a un giudice, ossia alla legge, bensì al datore di lavoro. Viene trasferita la decisione dal diritto all'arbitrio. Quindi anche simbolicamente rendiamoci conto di cosa vuol dire questo. Ma di fatto questo simbolismo si traduce in una cosa molto semplice: se io lavoratore all'interno del posto del mio di lavoro non posso esercitare i miei diritti perché incorro nella possibilità che il mio datore di lavoro possa farmi ritorsioni fino a potermi privare del mio posto di lavoro, è chiaro che io dentro il mio posto di lavoro non sono più un cittadino a tutti gli effetti. Non so se mi spiego, è proprio una limitazione del diritto ad essere cittadini. Tu nel momento in cui entri nel tuo posto di lavoro non sei più un cittadino, o quantomeno sei un cittadino di serie B, subordinato. Quindi non è difficile immaginare cosa può comportare sul complesso del mondo del lavoro questo stato di cose man mano che il Jobs Act entrerà a regime. Per provare a immaginarlo, pensiamo a quella che è oggi la situazione peculiare dei lavoratori a tempo determinato o dei lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti, che si trovano esattamente nella condizione di ricattabilità per cui il proprio posto di lavoro è di proprietà appunto del padrone, quindi ne può disporre come vuole. Immaginiamo, cioè, vedendo i dati che abbiamo,
i lavoratori a tempo determinato, per esperienza anche diretta di ognuno di noi, possiamo ben dire che a livello di sindacalizzazione, a livello di adesione a mobilitazioni sindacali, aderiscono in misura estremamente ridotta rispetto ai lavoratori stabili, che sono tutelati dall'articolo 18. È verosimile immaginare quindi che mano a mano che il Jobs Act prenderà piede ed entrerà a regime, l'intero mondo del lavoro tenderà come trend a stabilizzarsi su una situazione simile a quella che oggi vivono i lavoratori a tempo determinato e di aziende con meno di 15 dipendenti. Quindi dobbiamo aspettarci presumibilmente una generalizzata diminuzione della sindacalizzazione dei lavoratori e certamente nell'ottica del Jobs Act questo è uno degli obiettivi da raggiungere esattamente. Quindi in questa situazione è chiaro che bisogna immaginare quali problemi si porranno nel poter agire una contrattazione individuale e collettiva con questo insieme di problematiche. Chiaramente ciò comporterà una diminuzione sostanziale del potere contrattuale dei lavoratori, una diminuzione dell'adesione dei lavoratori a iniziative di lotta, in sostanza una diminuzione della conflittualità tra lavoratori e azienda. Tanto da farmi pensare, da farmi domandare se una volta che il Jobs Act sarà a pieno regime, la contrattazione come la conosciamo oggi sarà ancora possibile. Questa domanda bisogna porsela, perché è vero che, come diceva Mirko, rischiamo di fare un salto indietro agli anni 50. Io vedo un problema in più addirittura rispetto agli anni 50, perché negli anni 50, sebbene il posto di lavoro, è vero, era una proprietà del padrone, era in qualche modo, si poteva dire che comunque il mondo del lavoro, il mercato del lavoro, diciamo così, era abbastanza dinamico, insomma, nel senso che c'era poca disoccupazione, un lavoratore che perdeva un posto di lavoro presumibilmente non aveva meno difficoltà di oggi, se non altro, di trovarne un altro. Oggi non c'è nulla e presumibilmente anche negli anni a venire la situazione rimarrà questa, quindi il livello di ricatto sarà elevatissimo. Se questo problema riguarderà in sostanza l'attività sindacale nel suo insieme, io vedo alcune insidie peculiari che riguardano la nostra organizzazione, perché noi come FIOM, io ritengo, siamo l'unico sindacato che oggi fa sindacato in senso stretto, quindi fa conflitto, fa contrattazione. Ma se è vero, come sto immaginando, che un domani il livello di tesseramento diminuirà e noi siamo un'organizzazione che basa tutto il suo finanziamento sul libero tesseramento dei lavoratori, a differenza di altre organizzazioni che hanno smesso da tempo ormai di far sindacato e si dedicano più che altro ai servizi e anche a livello... Sono andato... chiudo... Allora, chiaramente io vedo delle insidie a cui dobbiamo cercare di trovare sin da ora una risposta per, da una parte, riuscire a non perdere un domani con il Jobs Act rappresentatività e dall'altra rischio ancora peggiore che dobbiamo cercare di contrastare con ogni forza la normalizzazione. Come vedete la situazione è tale per cui si può ben dire che il Jobs Act costituisca un attacco veramente non convenzionale alla condizione dei lavoratori
e rappresenti un arretramento notevole delle condizioni dei lavoratori, al quale dobbiamo cercare di rispondere con ogni strumento che abbiamo. Se abbiamo delle risorse, se abbiamo un impegno da dare, lo dobbiamo dare adesso, a partire dai delegati in su. Quindi mobilitazioni, ma oltre alle mobilitazioni io ritengo che l'impegno dei militanti in questa fase sia fondamentale, perché deve essere di traino per i lavoratori stessi. Quindi mobilitazioni che riguardano i lavoratori, ma iniziative anche sul territorio, presidi, disponibilità da parte dei delegati e dei militanti della FIOM a cercare di costituire un clima di mobilitazione intenso che possa far sì che la partita sul Jobs Act possa essere in qualche misura riaperta, o quantomeno che si possa arrivare magari a discutere un contratto nazionale in cui si possa quantomeno pensare di inserire clausole che possano disinnescare almeno quegli aspetti più dirompenti che il Jobs Act introduce nel mondo del lavoro. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti. Io volevo mettere in fila un paio di pensieri e condividerli con voi su tutto quello che sta succedendo. Io vengo da un'azienda di quelle che una volta si dicevano sane, dove si discuteva, dove c'erano comunque dei punti di incontro per poi tirare avanti con interessi diversi, punti di partenza diversi, ma tirare avanti assieme. E oggi non è più così, e comprendo anche il perché non è più così. Fuori dalle aziende cosiddette sane il mondo è cambiato e il mondo sta cambiando alla velocità della luce. E quindi anche lì dove noi abbiamo cercato di fare contratti che preservavano quelle che erano delle tutele importanti per i lavoratori, avendo la forza di fare, che ormai c'è il ricatto del se vuoi lavorare devi farti andare bene tutto, avendo noi il lavoro, questo bene preziosissimo, abbiamo sempre cercato di tutelare tutti alla stessa maniera. E mi fa molto incazzare il fatto che se tu chiudi un contratto aziendale dove non accetti il salario d'ingresso perché dici che siamo tutti dannatamente uguali dentro l'azienda, io oggi devo sapere che un interinale che tu hai difeso e che in un contratto hai fatto in modo che dopo 12 mesi fosse assunto, oggi viene tutto messo in discussione perché quello lì sarà interinale per 3 anni e in più la mia azienda avrà anche un guadagno economico da quella roba lì. E questo mi fa veramente molto ma molto incazzare. Però dico che con questa assemblea ci sarà l'assemblea di Cervia, dove sicuramente troveremo un percorso comune e la contrattazione sarà messa al centro. Io però dico a tutti i delegati, da delegata, che o siamo pronti veramente a fare patrimonio comune di quei lavoratori che purtroppo lo pagheranno, perché prima o poi qualche industriale, qualche padrone, chiamiamoli come più gli piace, licenzieranno grazie ai contratti a tutele crescenti, e non può essere il lavoratore di quell'azienda, ma dobbiamo essere pronti nei territori a fare in modo che quel lavoratore sia uguale a tutti e mettere in campo, è una parola forte? La voglio ricordare, il conflitto, perché la FIOM è sempre stata in grado di mettere insieme questa roba e ci ha distinto in tutti questi anni, anche laddove sono passate delle cose, ma io sono convinta che la sola presenza della FIOM, io parlo per il territorio di Brescia, abbia comunque impedito che passi ancora di più e che non sia rimasta solo terra bruciata, ma che ci siano ancora dei delegati forti che hanno voglia di fare, che condividono con i lavoratori e che decidono di andare avanti tutti i giorni durante la permanenza in fabbrica. Parliamo di quello che è il governo. Io volevo fare un passaggio veloce perché mi ha un po' fatto riflettere. A novembre, l'avrete seguita anche dal sito della FIOM, a novembre il signor Renzi, perché mio premier non è sicuramente, viene a Brescia, dove mettono in libertà i lavoratori di un'azienda, della Palazzoli, per fare in modo che non ci siano contestazioni. Dopo una lettera del mio segretario generale di incontrare una delegazione di lavoratori, questo incontro all'ultimo momento salta dopo 1 ora e 15 minuti di attesa.
Al di là di dire a Renzi che doveva fermarsi perché noi saremmo andati avanti, avrei voluto semplicemente ricordargli che se lui non parla con chi è stato democraticamente eletto nelle fabbriche tramite il voto diretto dei lavoratori, con chi diavolo crede di dover parlare questo signore? E le risposte ce le abbiamo, non abbiamo bisogno di precisare, perché poi sappiamo con chi parla e quello che fa. Sul referendum io un po' di dubbi ce l'ho, poi se lo decidiamo assieme io mi batterò come sul percorso contrattuale, perché la FIOM deve essere una sola e io nella FIOM francamente apprezzo le idee diverse, gli schieramenti diversi, però secondo me se vogliamo sopravvivere dobbiamo un po' uscire fuori dalle casette prefabbricate e trovarci sul merito, e non dobbiamo troppo guardare minoranze, maggioranze o aree varie. Ma veramente dobbiamo puntare un obiettivo e tirare avanti fino a che quell'obiettivo noi non lo abbiamo raggiunto. Perché qualche peccatuccio da farci perdonare come Confederazione ce l'abbiamo. Poi sono convinta che al di là di quello che viene fatto a livello nazionale, perché francamente con tutto il grandissimo rispetto che ho per Maurizio, ma non è mai venuto in Cobo a dirmi se dovevo accettare una flessibilità su un orario di lavoro o se era giusto firmare un licenziamento o meno. Nel momento in cui sei delegato tu devi sapere quello che è giusto e quello che non è giusto fare, se sei delegato della FIOM. Per cui al di là di quello che sarà il percorso che io condividerò e farò di tutto per mettere in campo e darò il mio contributo, io sul referendum un po' di paura ce l'ho, perché se poi il referendum dovesse dirci che va bene la riforma del mercato del lavoro, chi cacchio glielo viene a spiegare in fabbrica che noi abbiamo fatto tutto per niente? E poi nel momento in cui un industriale mi lascia a casa un lavoratore dopo 2 anni, che cosa gli vado a dire? Cosa gli dico io ai colleghi che devono farsi il mazzo fuori dalla fabbrica finché non lo fanno rientrare? Quindi riflettiamoci bene. E niente, prima che mi interrompano nei miei 10 minuti, penso di aver detto tutto. Grazie. Innanzitutto volevo farvi capire un attimino com'è la situazione nelle aziende di medie dimensioni, soprattutto in aziende che sono state sempre abbastanza floride, perciò dal punto di vista dei lavoratori è difficile far capire a questi che devono fare delle iniziative di sciopero sui contratti nazionali, soprattutto sui contratti nazionali e soprattutto nel metterli contro certe decisioni aziendali. Noi abbiamo fatto dal 2008 in poi cassa integrazione ordinaria, straordinaria, abbiamo fatto della mobilità, per cui ci troviamo anche certe volte parecchio in difficoltà. Abbiamo avuto anche una disdetta dagli accordi interni, per cui l'azienda ha pensato bene di dire ai lavoratori: i vostri premi che prendete annualmente io voglio togliervi. Per fortuna che la FIOM con i suoi delegati e con i lavoratori ha fatto un referendum interno, abbiamo tenuto banco a questa proposta e l'abbiamo sconfitta. Noi abbiamo ancora i nostri premi, abbiamo tutte le nostre aspettanze e i lavoratori da quel momento in poi sono stati molto più tranquilli e molto più sereni, perché si sentivano anche protetti da queste iniziative. È vero che l'azienda ultimamente ci ha disdetto gli accordi, mantenendoli in vita tutte le aspettanze per i lavoratori in forza, ma per i giovani lavoratori che verranno assunti, perché adesso sembra che le cose stiano andando meglio, ha disdetto questi accordi e pertanto i lavoratori che verranno assunti da gennaio in poi non gli verrà più dato le aspettanze conquistate in 40 anni di lotte sindacali. L'abbiamo spiegato ai lavoratori, però pensate bene che i lavoratori che hanno mantenuto tutte le loro aspettanze sono diffidenti a fare delle manifestazioni ed entrare in protesta con l'azienda, perché quando un'azienda ti mantiene i soldi
che ti spettano dalle contrattazioni, per gli altri che arrivano dopo le problematiche sono complicate, cioè dicono oh, noi ne abbiamo, ci siamo battuti, adesso toccherà anche i nuovi che vengono dentro mettersi in campo e battersi per ottenere qualcosa. Ma penso che i giovani dal giorno ad oggi, con le riforme in atto, con le situazioni che si stanno creando, col mercato del lavoro frammentato, con la paura e con la mancanza di posti di lavoro, per loro sarà molto molto difficile aprire delle lotte sindacali, e questo penso che la nostra dirigenza deve sviscerare tutte le possibilità, anche se si deve fare un referendum, se si deve mettere in campo un qualcosa, bisogna tentare tutte le strade, anche le vie legali, perché le aziende le vie legali le prendono tutte, le aziende cercano in qualsiasi modo di entrare e di scardinare il sistema. Quello che noi stiamo facendo oggi, forse di qui a 10 anni non potremo più farlo, perché i giovani non potranno più entrare in questa sala e dire sono delegato della FIOM e vengo qua a discutere i problemi della FIOM, i problemi dei lavoratori, i problemi dei giovani e i problemi di quelli che devono andare in pensione, perché se noi li abbandoniamo non avranno più questa possibilità. La cosa importante è che noi teniamo banco e con tutte le strategie possibili e immaginabili ci mettiamo in campo per salvare quello che abbiamo ancora oggi, perché più andiamo avanti, i governi amici non ci sono più, sono tutti nemici. Da Berlusconi in poi non ho più visto nessuno che è con noi. Il PD, abbiamo la gente, abbiamo là il segretario ex CGL che è là nel PD, cosa ha fatto per noi fino adesso? Qual è la strategia vincente che abbiamo messo là? Non ce ne sono strategie vincenti. Dobbiamo metterci in campo e far vedere che non siamo più dalla loro parte, ma stiamo tirando da un'altra parte. Grazie. Comincio, cari compagni e care compagne, dicendo che condivido lo schema di ragionamento presentato nella relazione di Mirko Rota. Lo condivido perché mi pare che abbia provato, e la consapevolezza la si vede anche nei primi interventi, credo che continueremo così, ha provato a costruire un'ipotesi, una strategia, come dire, che tenga insieme tanti pezzi e tenga insieme, come dire, una prospettiva su come ovviamente costruire i prossimi mesi, se non addirittura i prossimi anni, dal punto di vista di una strategia, di un'organizzazione sindacale che fa i conti con la situazione che abbiamo di fronte, che fa i conti con delle difficoltà e che fa anche però i conti con una potenzialità tutta da costruire e da definire. Io vorrei molto brevemente, ovviamente, mettere ulteriori due elementi di riflessione, che sono due dati semplicissimi, che però ci dicono di come i provvedimenti di questo governo, da una parte, stiano già significativamente pesando nelle condizioni delle persone, e secondo, che il Jobs Act in realtà non riguarda altri, riguarda tutti noi. Il primo dato è che solo nel mese di gennaio in Lombardia, quindi, come dire, un pezzettino da questo punto di vista, il 23%, che è la quota di nuove assunzioni fatte, sono state tutte fatte con lo strumento esattamente delle tutele crescenti. Tutti. C'è stato un crollo delle assunzioni con i contratti a termine, c'è stato un crollo dell'utilizzo dello strumento del lavoro interinale e quant'altro, e si è usato questo strumento. Nonostante siamo in presenza di decreti attuativi ancora non operativi, lo saranno a breve, a qualche ora probabilmente. Questo però la dice lunga sul fatto che, siccome credo che non possiamo dimenticarci il fatto che la legge di stabilità
ha introdotto un principio a prescindere dal Job Act, cioè che le assunzioni fatte con le tutele crescenti hanno uno sgravio assolutamente rilevante e significativo dal punto di vista dei costi, le imprese hanno immediatamente scelto esattamente questa strada, anche a prescindere, come dire, dal fatto se si applica o no per questa assunzione di queste settimane le tutele crescenti. Quindi questo ci dice di come in realtà il i provvedimenti che sono stati utilizzati, quindi Job Act per un verso, legge di stabilità per un altro, abbiano comunque determinato non un incremento dell'occupazione, che è la cosa che in fondo è stata, come dire, più volte dichiarata, si usava questo strumento togliendo un po' di tutele perché questo, come dire, non forniva più alibi alle imprese rispetto alle assunzioni. In realtà l'alibi c'è ed è un alibi sul fatto che le assunzioni costano e costeranno almeno per i prossimi 3 anni meno, e che ovviamente questo minor costo lo paghiamo tutti, perché ovviamente questo è un tema che attiene alla redistribuzione e paradossalmente all'ulteriore allargamento delle disuguaglianze dentro la spesa di questo paese. Il secondo dato è che l'anzianità media delle persone occupate nel nostro paese è pari a 6 anni. Questo vuol dire che il tasso con cui, come dire, le persone, perché obbligate, perché licenziate, perché sono alla ricerca di un altro lavoro, perché hanno questa condizione, nel giro di un tempo, poi possono non essere 6 anni, ma la ratio della cosa che sto sostenendo è che in realtà il rapporto di lavoro a tutele crescenti non riguarda altri, riguarda tutti noi. E questa forse è uno degli elementi di consapevolezza e di costruzione, come dire, di una riflessione anche nel rapporto con i lavoratori che noi dobbiamo fare, e cioè che questo tema non solo è discriminatorio ovviamente nei confronti, come dire, dei nuovi assunti, ma che in realtà questo abbassamento della condizione della dignità del lavoro e dei lavoratori riguarda l'insieme dei lavoratori, e sempre più ci troveremo di fronte al fatto che dentro i luoghi di lavoro, che siano fabbriche, che siano uffici, che siano servizi, in realtà il tema di qual è la tutela e di come si tutelano le persone è un tema di tutti e non solo di qualcuno. E vorrei altrettanto sommessamente dire che già oggi noi misureremo questa difficoltà, già oggi la misureremo per esempio per quei lavoratori in regime di appalto di cui, come dire, stiamo producendo tutti insieme un'iniziativa a sostegno di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che non solo oggi, anche col provvedimento, come dire, del Job Act e delle tutele crescenti, rischiano un pezzetto di più e ancora di più di quanto non abbiano rischiato fino ad oggi, perché lo sappiamo bene, è storia conosciuta da chiunque sapere che quando c'è un cambio d'appalto queste persone fino ad oggi, come dire, hanno rischiato di veder ridotto, come dire, non solo di non trovare un posto di lavoro, ma di veder ridotto per esempio il loro salario, la loro condizione di lavoro, il loro orario. Ma domani mattina quei lavoratori e quelle lavoratrici, proprio perché il regime di appalto è un cambio di lavoro, rischiano di venir meno le condizioni di tutela per quei lavoratori, cioè non ci sarà più neanche bisogno di contrattare per loro, perché loro saranno messi esattamente nella condizione di essere lasciati a casa, guardate, con davvero pochi soldi, perché ormai anche i tempi in cui dura un lavoro in appalto è un tempo assolutamente limitato, sia rispetto alle pubbliche amministrazioni sia rispetto, come dire, al settore privato. Allora sto parlando di loro non per dire, come dire, ma per dire che abbiamo bisogno, in questo senso condivido molto una cosa che Mirko ha detto, cioè dobbiamo avere la capacità, in una condizione di questo genere, che è una condizione di oggettiva debolezza di tutti, non c'è più la condizione del lavoro forte e del lavoro debole, di ricostruire un filo comune e un'idea comune di come insieme costruire non solo la mobilitazione ma anche l'iniziativa contrattuale.
E vorrei altrettanto dire che noi abbiamo, e credo che il direttivo di domani della CGIL questo tema sarà, come dire, all'ordine del giorno, non perché lì si può immaginare di risolvere tutti, ma perché penso che da quel che debba inevitabilmente essere indicata una strada possibile di lavoro, non delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Cioè abbiamo bisogno di costruire una strategia, la dico un po' per slogan, ma provo a sintetizzarla in questo modo, che tenga insieme sostanzialmente tre cose. Che tenga insieme il livello di contrasto al Job Act e ai provvedimenti del governo, contrasto che si misura e si fa ovviamente con le iniziative di mobilitazione, che lo si fa usando, come dire, una strategia collettiva e comune di risposta rispetto ai provvedimenti che vengono assunti, che lo si fa costruendo anche una risposta di tipo giudiziario che parta, come dire, che abbia però un diretto collegamento e che abbia un coordinamento interno. Cioè io penso che nessuno può immaginare in una fase, in una situazione come questa, di gestire, come dire, un conflitto di carattere, una strategia giudiziaria che non abbia alla base un coordinamento forte nell'iniziativa delle categorie, delle strutture confederali, dentro i luoghi, dentro e fuori i luoghi di lavoro. Io non lo so se, come dire, noi ce la faremo. Credo che in questo senso si siano già spese parole nel sostenere che quel provvedimento ha, come dire, dei riflessi e degli elementi forse di incostituzionalità. Io penso che quella sia una strada ovviamente da percorrere, coscienti di una cosa, che i tempi che inevitabilmente quella strada produce sono tempi lunghi rispetto alle esigenze che noi abbiamo davanti. Cioè che non ci basta una, la dico così, un po', come dire, una via verso, come dire, la giurisprudenza, che non è sufficiente a contrastare l'iniziativa sul Job Act, che abbiamo bisogno certo di metterla in campo, ma che altrettanto abbiamo bisogno di costruire iniziativa di mobilitazione. Qualcuno di voi mi avrà sentito già ripeterlo diverse volte in queste settimane. Noi siamo stati sicuramente in grado, come dire, di costruire in un tempo relativamente rapido un livello di mobilitazione rilevante. La manifestazione, lo sciopero del 12 sono stati un punto alto di iniziativa che ha coinvolto l'insieme delle categorie, e credo che anche questo non vada sottovalutato. Cioè non c'erano categorie di punta e categorie che stavano indietro, c'è stata una collettiva consapevolezza del livello di scontro che si misurava. E su quello noi abbiamo bisogno di proseguire, perché quando siamo andati in giro a fare le assemblee, quando abbiamo costruito quelle mobilitazioni, abbiamo detto che non ci saremmo fermati. Il tema vero è come proseguiamo. Il tema vero è come costruiamo in un rapporto costante e continuo con i lavoratori e con le lavoratrici quel livello di mobilitazione, coscienti del fatto, credo ne siamo consapevoli tutti, e anche i toni, come dire, della discussione che abbiamo cominciato questa mattina e che voi proseguirete poi, come dire, anche nell'Assemblea nazionale, non può essere quella che noi produciamo, la dico brutalmente, uno sciopero generale al mese, perché quella strategia non siamo in grado nessuno di tenerla, ma dobbiamo costruire con intelligenza una strategia di mobilitazione, di iniziativa, accanto al tema ovviamente della tutela della condizione dei singoli, accanto ad una sfida che io credo vada lanciata, ad una sfida sulla contrattazione, coscienti, quando dico questo, di tutte le difficoltà che ci sono. Credo che non ce lo possiamo nascondere. Non ci possiamo nascondere il fatto che veniamo da una stagione di contrattazione non solo complicata per i rapporti di forza, come dire, che ci sono stati nel paese e nel rapporto col singolo sistema di impresa dentro i settori. Perché è chiaro ed evidente che la crisi e
le migliaia di licenziamenti, di ricorso alla cassa integrazione, la paura che ha determinato la crisi ha oggettivamente indebolito. E se volete, qui c'è l'errore ancora più grande nell'idea che ha costruito e che ha sostenuto il decreto sul Jobs Act. C'è un'idea che io ritengo assolutamente deleteria, tale per cui i lavoratori, il potere del singolo lavoratore è identico al potere dell'impresa. Noi sappiamo bene che così non è, ma se ci pensate, alla base della strategia del Jobs Act c'è esattamente quell'idea, che è l'idea sbagliata, che è stata esplicitata dal Presidente del Consiglio in più occasioni, che ritiene che ci sia un elemento di parità, e invece c'è una grande disparità nella condizione delle persone. E questa grande disparità l'abbiamo misurata ovviamente nella contrattazione, ma questo non può impedirci di fermarci, non può impedirci cioè di provare a costruire in un rapporto che riparte dai luoghi di lavoro e che riparte da un confronto con tutti i lavoratori, a prescindere dalla tessera o dalla non tessera che hanno in tasca, il fatto che bisogna provare a ricostruire davvero un potere dentro e fuori i luoghi di lavoro che ricostruisca questa idea, come dire, di forza collettiva, cioè l'idea che noi non possiamo abbandonare, non possiamo lasciar solo nessuno. E da ultimo, siccome non sfuggo ad una questione che Mirko ha posto nella sua relazione, guardate, io non so, la dico proprio così ed è la mia personalissima opinione, prendetela come tale, io non so se una delle strategie, sicuramente non l'unica, una delle strategie che noi dobbiamo mettere in campo è quella o meno del referendum. Io penso però una cosa, che se quella fosse una strada, quella strada non è pronta e disponibile immediatamente. Cioè quella strada è una strada che io penso noi dobbiamo costruire a partire dal rapporto dentro e fuori i luoghi di lavoro, cioè con i lavoratori, con i giovani disoccupati, cioè con tutti quelli che alla fine, come dire, avranno, non solo eserciteranno il loro esserci dentro e fuori i luoghi di lavoro, ma che eserciteranno ovviamente poi il potere di giudizio, perché nel momento in cui c'è un referendum è evidente che a quel punto il referendum riguarda tutti. Allora io penso una cosa, che sia necessario aprire, come è stato fatto qui, come dovremo continuare a fare, non solo e non esclusivamente nel dibattito interno ai gruppi dirigenti, ma costruendo una campagna, così come le stiamo costruendo su altre questioni, una campagna esplicita di confronto e di comprensione per capire come insieme superiamo questa condizione e come ricostruiamo le condizioni collettive per respingere questi provvedimenti. Coscienti, Mirko diceva, ci saranno nel rapporto con le forze politiche in ragione, come dire, delle prossime elezioni. Io penso che le prossime elezioni siano troppo distanti. Questa è la mia personale opinione, poi ovviamente non è mai chiaro quali sono gli elementi di rapidità con cui questo governo può decidere una scelta o un'altra. Però io penso una cosa, sicuramente oggi misuriamo, come dire, una condizione in cui siamo passati da una grande debolezza della politica degli anni scorsi ad una sorta di autosufficienza della politica rispetto alle scelte. Perché questo mi pare la vera, come dire, il vero elemento che ha rideterminato una forza sostanziale della politica, non dei luoghi deputati alla politica, ma della politica. E allora, se questo è evidente che trattandosi noi di un'organizzazione, come dire, di rappresentanza di interessi, certo, di interessi larghi, di interessi che si vogliono allargare ed estendere, come ci siamo detti più volte, quel tema del come noi costruiamo
una parola forte, egemonia politica e culturale rispetto al diritto al lavoro e alle condizioni di lavoro e al fatto che i lavoratori non sono sullo stesso piano delle imprese, credo che sia una battaglia giusta da fare. Non è una battaglia facile ed è una necessità che noi abbiamo anche per recuperare, non in sé per sé, dei tavoli, come dire, di rapporto con il governo piuttosto che con le regioni, ma a partire dalla nostra forza recuperare un'idea che in questo paese il rapporto diretto tra la politica e i cittadini in realtà fa male prima di tutto ai cittadini. Vi ringrazio.